una nuova puntata di Bellezza in Cucina. Conosciamo gli ingredienti che caratterizzeranno la ricetta di oggi e che andranno a solleticare il nostro appetito, vero Angelo? Sì, vogliamo fare una versione estiva dei prodotti invernali, così tipici del territorio, perché ci stanno tanti come me nostalgici di certi sapori e li vogliamo quest'oggi proporre una versione anche con una bellezza in cucina giovanissima, e sono nella fattispecie i pomodori secchi e le rape, cime di rape, così tante amate da non soltanto i pugliesi ma tutto il mondo. Pertanto una versione estiva con i sottoli, dove la terra non riesce a darci queste prelibatezze d'estate, noi le conserviamo e le diamo disponibile d'estate. Che meraviglia! Allora siamo curiosissimi di conoscere la protagonista di questa nuova puntata e di assaggiare questi prodotti eccezionali della filiera Terre Gusti. È arrivato il momento tanto atteso di conoscere la bellissima protagonista di questa puntata di Bellezza in Cucina, Martina Blois. Benvenuta. Grazie, grazie mille. Giovanissima ma già laureata. Sì, l'anno scorso, luglio dell'anno scorso, mi sono laureata in scienze turistiche all'Università del Molise e ho 25 anni, quasi, a novembre. E nulla, oggi sono qui e vi presenterò questa ricetta che ho pensato un po' a casa, dato che mi piace molto dilettarmi in cucina. Com'è nata questa passione per la cucina? Beh, penso che tutte le famiglie, diciamo, del sud, dalle quali provengono le bellezze del sud, abbiano delle famiglie che gli piace molto cucinare e utilizzare soprattutto i prodotti della propria terra. Quindi la mia famiglia, sia dalla parte di mia mamma che dalla parte di mio padre, mi hanno dato la possibilità di conoscere un pochino di cucina e quindi di potermi anche deliziare ed essere creativa ai fornelli. Hai scelto una ricetta con ingredienti non proprio stagionali, ma Terre Gusti ci viene incontro. Appunto, grazie a Terre Gusti vi posso proporre oggi una ricetta con le cime di rapa. La stagione delle cime di rapa, diciamo che è passata da poco, però grazie a questi sottoli possiamo creare questa ricetta abbastanza gustosa anche per l'estate. Hai scelto una pasta della filiera Terre Gusti che si cuoce davvero con grande velocità. Sì. Prendiamo una padella dove metteremo un po' di olio d'oliva. Un po' di olio d'oliva e strapina coratina, guarda che colore, l'oro giallo. Bellissimo. Di Capitanata. Sì. Profumatissima. Sì, mettiamo uno spicchio d'aglio che per dare un po' di sapore. L'aglio, pure mi dicevi, a telecamere spente, anche lo scalogno. Anche lo scalogno, per chi non ha molto, diciamo, gradisce l'aglio, si può ammortizzare con un po' di scalogno anche. Conoscevi già la filiera Terre Gusti? Sì, a casa utilizziamo molto i prodotti di Terre Gusti e quindi, insomma, dalla pasta ai sottoli, alle passate, di tutto, insomma, ci piace cucinare con questi prodotti. La pasta poi rimane sempre sotto i denti di una buonissima consistenza, quindi la utilizziamo molto. Sbricioliamo così in maniera grossolana la salsiccia, mettiamo un altro po' di questo buonissimo olio, così poi abbiamo la possibilità di saltare bene la pasta, che magari, se sarà poco il condimento, possiamo mettere un po' di acqua di cottura appena appena per poter condire meglio la pasta. E anche per saltarla meglio, per renderla più meglio. Omogenea nel sapore. Nel frattempo che la salsiccia, diciamo, si cucina bene, prendiamo le nostre cime di rape. Eccole qui. Eccole. Cime di rape. Un profumo. Hanno un buonissimo profumo, sì. Ottime. Prendiamo un contenitore dove poter creare una crema di cime di rapa, anche se queste sono già abbastanza cremose, sì. Noi le metteremo qui dentro. Ops, adesso puliamo. Puliamo. Le metteremo qui dentro. Nel frattempo sempre un occhio
alla salsiccia, perché così le nostre cime di rapa sono, oltre che buonissime, molto salutari. Martina, le hai scelte anche un po' per questo? Vabbè, diciamo che tutti i nostri prodotti di oggi hanno le proprietà nutritive necessarie al nostro sostentamento fisico, perché le cime di rapa sono piene d'acqua e sono ricchissime anche di fibre antiossidanti. Ho lasciato un attimo in stand by qui le rape, perché così la salsiccia la cuciniamo benissimo. E siccome le nostre cime di rape sono già abbastanza condite, diciamo sott'olio, dopo le assaggeremo, le passiamo un po' con un frullatore ad immersione, così possiamo creare una crema un po' più diciamo liquida rispetto a com'è già. Quando è pronta la crema di cime di rape, se vediamo che la consistenza è, diciamo, non, ancora un po' densa per condire la pasta, possiamo prendere un goccino di acqua di cottura, anche perché il calore ci aiuta sempre a sciogliere di più, a fare in modo che diventi un po' più liquida in questo modo. Allora, la salsiccia è pronta, togliamo l'aglio perché magari meglio, sì. Sì, lo appoggiamo di qua, ok. E spegniamo un attimo il fuoco, lo appoggiamo qui, attenta a non scottarti. E nel frattempo prepariamo, diciamo, una panura profumata ai pomodori secchi che andrà a guarnire il nostro piatto. Prendiamo delle fette di pan carré e togliamo la parte esterna. Così, questa è un po' la parte che, anche essendo più dura, però noi vogliamo che il colore della nostra panura sia tutto uniforme, quindi prendiamo solo la parte bianca. Con questo poi non so, si farà del pane raffermo. In cucina non si butta nulla. Ecco, facciamo dei, diciamo, dei tocchetti. Sì, abbastanza grossolani. Così, in questo modo, lo ripassiamo. Nel frattempo prendiamo i pomodori secchi. Prendiamo i pomodori secchi. Abbiamo due versioni della filiera Terra e Gusti dei pomodori secchi. Questo, che sono pomodori interi, secchi, e poi abbiamo il patè di pomodori secchi, che è gustosissimo anche come da utilizzare come tartina negli antipasti o in un panino. Anche in questo caso il pomodoro secco fa benissimo. Perché? Perché è ricchissimo di provitamina A, quindi fa benissimo alla nostra pelle. Allora, adesso prendiamo i nostri pomodori secchi, ne prenderemo, non so, 4-5, scusami. Sai, Martina, sì, che per il benessere ne basterebbero 2 o 3 al giorno? Io sono ghiotta, quindi ne faccio anche abuso a volte. Allora, li mettiamo in padella, sono già ricchi di olio, insomma, quindi non aggiungiamo olio. Potremmo anche aggiungerne un pochettino perché il pane ne assorbe, quindi puliamo sempre il nostro tagliere. Facciamo saltare un pochino il pomodoro e mettiamo il nostro pane. Sì, si sente. Mettiamo il nostro pane, va bene così, e aggiungiamo un filo d'olio perché il pane, come ho detto prima, assorbe abbastanza l'olio dei pomodori, che non è bello. Abbiamo un po' tutte le consistenze in questo piatto: la crema della cima di rapa, la salsiccia che è un po' più delicata e questa panura che è croccantissima. Il senso del gusto, sì, viene davvero valorizzato con questo piatto. Sì, mi sta venendo una acquolina. La nostra acqua bolle. A questo punto mettiamo il sale, non ci dimentichiamo mai di salare un pugnetto di sale, va bene. Tu segui quell'indirizzo di pensiero di mettere il sale durante il bollore dell'acqua. Sì, e apriamo la pasta. Qui stiamo utilizzando una sfoglia ruvida, sempre Terra e Gusti, ed è buonissima perché raccoglie, insomma, tutto il nostro condimento con il quale andremo a piatto. L'acqua bolle, siccome è una cottura velocissima, appena noi buttiamo la pasta accendiamo di nuovo sotto la nostra padella dove abbiamo sbriciolato la salsiccia
una pasta... Hai scelto la chitarrina. La chitarrina, sì, anche perché si amalgama bene con il condimento che abbiamo preparato. Una punta di peperoncino, io la metto sempre. Sì, sì, mettiamolo. Questo secco va bene. Ups, è volato. Giusto un pochino. Un pochettino, giusto a dare un po' più di, diciamo, allegria al piatto. Allora, abbiamo spinto sotto l'acqua e passiamo la nostra chitarrina nella padella con la salsiccia. Adesso noteremo anche la tua bravura a spadellare e a far saltare la nostra chitarrina. Aspettiamo un attimino che si prenda un po' più di sapore e spadelliamo. Guardate che brava. Un po' più difficile con la pasta lunga, però vabbè, alla fine spegniamo il fuoco perché non deve non deve riassorbire tutto il sughetto, sennò poi la pasta insomma diventa un po' secca. Ok, a questo punto prendiamo il nostro piatto e andiamo a mettere un paio di cucchiai della nostra crema di rape che abbiamo fatto prima al centro, così, che è saporitissima. E un letto di cremina di cime di rape. Sì, di cime di rape. Diciamo, facciamo questo letto un po' uniforme. Quando adesso la pasta è pronta, mettiamo un po' di panura. La panura con i pomodori secchi, che si sente. Sentite già... Sentite come scricchiola. Si sente già dalla Perfetto. Nostra padella. Sì. La mettiamo. Croccantissimo. Ne lasciamo un pochettino giusto per la guarnizione finale. Un pochettino. Ok. L'ho visto fare, grandi chef. Vabbè, io devo dire che queste cose le faccio anche a casa tutti i giorni, quindi ci piace, ecco. E lo posizioniamo nel piatto, così. Ecco qua, la pasta si... ecco qua. Mettiamo un filo d'olio. Angelo, hai un sorriso meraviglioso, perché sei soddisfatto di questa ricetta? Certamente, vedere questa bellezza e questa bravura a quest'età, con questi ideali, è una cosa che riempie di orgoglio. Emoziona, sì. Dobbiamo essere veramente soddisfatti che le nuove generazioni hanno queste bellissime caratteristiche. E poi il piatto, che dire, solo così, no? Non ti fa venire voglia di... mangiarlo, ti viene voglia di fotografarlo, portarselo nel cuore, nella mente, sicuramente poi ci aiuterà l'assaggio, dove si devono esaltare insieme le rape, la salsiccia, il pomodoro secco. E poi vedo su lì come bandiera l'espressione di quello che io conosco Martina da una vita, conosco la famiglia, hanno origini calabrese. E la bandiera la dice lunga, no? Su quella tipicità. Proviamo. Io lo trovo ottimo, anche perché avverto la croccantezza che adoro in un piatto, la croccantezza del pane, della salsiccia, accompagnata da questa cremosità delle cime di rape. Superlativo, fantastico. Un piatto superlativo. Fantastico. Dicevamo prima, utilizzare dei prodotti invernali d'estate con la possibilità di tenere sott'olio, quindi pronti in cucina, aiuta moltissimo la fantasia di queste bellezze, di queste bravure. Ovvio, merita un vino importante. Abbiamo scelto un nero di Troia, sempre della filiera della società per i gusti, consortile. Ma le sorprese non sono finite qui, perché Martina è riuscita a preparare anche delle tartine con la versione cremosa dei pomodori secchi della filiera Terregusti. Vabbè, in maniera velocissima ho fatto queste tartine che possono essere benissimo un apristomaco anche prima del piatto. E allora brindiamo alla bravura di Martina Bloise, che davvero ci ha stupiti con questo piatto accompagnato da queste tartine meravigliose. Tutto perfetto. Perfetto. Brindiamo. Brindiamo. Curiamo.
grande felicità ovviamente a Martina, a tutti i telespettatori una meravigliosa estate, ovviamente con i prodotti della filiera Terregusta. Felice estate a tutti, a presto!